Ok, stiamo iniziando, vedo. Oh oh! Ma cos'è questa scureggionaggine qui? Praticamente dovrebbe essere una fattoria di food dove si può costruire un sacco di cose, dove dice: "Ehi, benvenuto alla Crafting Factory. Bla bla bla, ci sono un sacco di item che tu puoi utilizzare per craftare determinate cose. C'è addirittura un elicottero che si può craftare. Mi servono 5 di legno, 10 di chiodi, 5 di bulloni e 3 di eliche, che caspita ne so. Allora, quindi dobbiamo andare un po' in giro a trovarli. Ed è fighissimo perché a me piacciono troppo, diciamo, gli elicotteri. Li voglio costruire tutti. Infatti da piccolo volevo costruirne uno veramente. Cioè tipo pensavo, ma non è che magari posso costruire un elicottero e poi volare? E no, purtroppo non si può fare questo, Dunis, dovresti saperlo. Però invece si può fare su Minecraft. E questo è il bello di Minecraft, no? Cioè nel senso, wow, è bellissimo questo per questo motivo qua, Minecraft. E ti permette di sognare come io sto facendo in questo momento. Devo solamente trovare un po' di cose. Ma dov'è che si possono trovare le cose? Perché se noi andiamo qua fuori, diciamo nella fattoria, cioè fuori dalla fattoria, praticamente ci dovrebbero essere più cose. Ma ci siamo un elicottero, scusate. Allora, prima di tutto, guardate che razza di figata che c'è qua. Cioè nel senso, porca puzzarda scurreggiona maialona. Cioè wow. Allora scusate se vi siete spaventati un attimo. Cosa devo fare? Cos'è? Ok, avete capito, dovrebbe essere alle stesse dinamiche. No. Sono arrabbiato ora. Basta, non voglio più avere niente a che fare con questa gente. Non ti permettere. Ok, adesso. Allora, io sono talmente tanto offeso con te che non ti parlerò mai più Minecraft. Ricorda le mie parole. Non so perché ho fatto così. Parole qua, la bocca, eh. Sai cos'è la bocca, Dunis? Non mi pare proprio, evidentemente. Però vabbè, tranquilli, adesso mi è appena passato. Ora sono di nuovo amico con Minecraft e adesso posso continuare a parlare. Cos'è che è successo qua? Perché tipo è volato in cielo? Vabbè, meglio così, infatti. Adesso dobbiamo andare in giro con il mio bellissimo elicottero. Allora, cosa prendi in giro, scusami? Devo finire il video per caso. Cioè, evidentemente è l'unico modo. Cioè, nel senso, scusami, adesso sto per finire il video perché tu mi stai prendendo in giro. No, scherzo. Ovviamente non lo finirei mai. E a questo punto, e soprattutto, non mi sono offeso, naturalmente. Oh mio Dio. Dobbiamo stare attenti perché qua se no cadiamo e moriamo. Allora, vediamo un attimo cosa c'è qua. Dobbiamo andare a prendere tutte le cose scurreggione che ci sono. Perché, no, scherzo, in teoria non dovrebbero essere scurreggione. Almeno lo spero con tutto il mio cuore. Qua magari c'è qualcos'altro, vediamo. Allora, c'è dei biscotti, c'è un'ascia che io prendo assolutamente perché ne ho bisogno. Proprio guarda. Cioè magari posso prendere il legno con l'ascia, ovviamente, perché qua è tutto di legno, quindi possiamo prendere il legno. Adesso dobbiamo andare da quest'altra parte e cercare altre cose. E c'è del coniglio che è cotto addirittura, quindi è perfetto. E altro legno che però non mi serve in questo momento. Questa fattoria è mia, ok? Chiaro, questa cosa è mia. Cioè qua tipo sono tipo io e il mio dottore. Cosa ho detto? Io sono il dottore di questa fattoria. Cioè nel senso, il dottore è pazzo, no? Avete presente? Tipo sono uno scienziato che ha costruito questa fattoria. Un inventore pazzo che ha costruito un sacco di cose. Pure un elicottero in legno. Pensate voi che inventore intelligente che sono. Cioè mica caspiti. No? Adesso mi metto tipo tutte le cose che io, ovviamente io, me stesso, ho messo, diciamo, in questa fattoria bellissima. Che io ovviamente mi ricordo tutto quanto dove c'è, perché l'ho costruita tutta quanta io. Ovviamente mi ricordo tutto. L'elitra me la prendo, nel caso. Bene, questa è la seconda modalità. Come vedete da questa parte qua, guardate quante cose bellissime che ci sono. Ok, stiamo iniziando, vedo. Oh oh, 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 abbiamo fatto go. Questa mi sembra già molto meglio. Praticamente dice che dobbiamo fare le mappe. Però praticamente questa dovrebbe essere una cosa che, ok, dobbiamo accenderle. Dobbiamo accendere tutte le lampade, via via via. E scusa, come faccio? Nel minor tempo possibile dobbiamo farlo, quindi dobbiamo essere super veloci. Oh, fammi passare, schifoso. Dai, per favore, non riesco a passare. Devo fare il parkour, forza. Saltiamo da questa parte, no, dove devo andare? Da questa parte, ok, perfetto. Prendiamo questa mappa invece, poi dopo. Sono caduto, non importa, poco importa. Perché qua dobbiamo salire da questa parte così. Ho detto dobbiamo salire da questa parte così. Io mi sto già innervosendo, raga, perché io non ho pazienza per fare queste cose. Salta, per favore, salta. Molto bravo, ok, bene. Ok, ho capito dove sono le prossime lampade. Accendi questa dopo. Oh mio Dio, accendi
quest'altra. Ok, perfetto. Adesso dove dobbiamo andare? Da quell'altra parte. Ma come faccio ad arrivare là sopra? So io come fare. Sono proprio un genio, guardate. Sto scherzando, sono sarcastico in questo momento. Lo so che voi state pensando che non sono un genio. Lo so perfettamente di non essere un genio. Infatti, come si può ben vedere, non è che io sia riuscito proprio benissimo a cavarmela in questa dannata situazione schifosa, scurreggiona. Però adesso rifacciamo il parkour stavolta bene. Scusate se si sentirà un po' la tastiera, ma perché col parkour sapete bene come funziona. Si sente un sacco la tastiera, perché è super difficile farlo. Se non premi bene, poi dopo rischi di cadere. E non voglio fare la stessa parte per mille volte. Quindi io direi di cercare di farla nel miglior modo possibile, quindi va bene anche se c'è un po' di rumore. Ma qua c'è un problema, perché come faccio io ad andare fin là sopra? Cioè, stai scherzando, vero? Cioè, ti prego, dimmi che stai scherzando, perché io non ne posso più. Cioè, praticamente questa mappa dovrebbe essere giocata con degli amici, ma dato che io sono totalmente solo... no, vabbè, scherzo, però insomma, potrei chiamare i miei amici, però dipende, cioè nel senso... E questo era solamente un test delle mappe, per favore. Sono stato bravissimo. In realtà non so nemmeno come ho fatto. Però facciamo finta che l'abbia fatto. Perché quella mappa è... Cioè, perché quella lampada è spenta, raga? Cioè, perché è spenta? Ditemi che stiamo scherzando. Vi prego, ditemelo. Cioè, nel senso, ditemi che non è vero che è spenta. Ditemi che è semplicemente... Ok? Split. Ok, io l'ho completata in 2 minuti e 39. Ovviamente si poteva fare molto meglio. Però qua possiamo continuare. Adesso cosa dobbiamo fare? Allora dobbiamo tipo togliere le bestie, tipo una roba del genere, quindi a farle fuori praticamente. Ok, facciamo fuori le bestie, però come faccio a prenderle le bestie? Scusate un attimo, perché queste mappe sono completamente complicate e difficili. Ok, forza, boom 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 boom, guardate che è super complicato, però bisogna dare giù di proprio spadate, un sacco spadate, via via. Ok, perfetto, uccise queste bestie schifose, scurreggione, maialone, malvagie. E quindi dobbiamo andare ad uccidere altre. Che robe. Guardate qui quanti cosi che ci sono. Mamma mia. Oh, questi qua vogliono proprio farci fuori. In men che non si dica. Invece andiamo da questa parte e uccidiamo le prossime bestie. Dobbiamo proprio ucciderle tutte, perché sennò il minigioco non basta. Ok, perfetto. Dobbiamo salire di un altro. Ma che caspita è successo? Scusate un attimo. Next room. Ok, dobbiamo andare alla prossima room, che praticamente dovrebbe essere la prossima stanza. E come faccio ad andare io, che non ho proprio capito bene come fare ad andare? Non ho proprio capito bene cosa devo fare, dove devo andare? Non si sa questa cosa. È un po' un problemino questo, perché se non riesco a capire dove devo andare, potrebbe essere una cosa un po' complicata, perché poi dopo... Ma insomma, come si fa? Come si dovrebbe fare questa cosa? Non ne ho la più pari... Ah, da questa parte si deve andare. Vedete che alla fine l'ho fatta. Praticamente devo copiare la build. Ok, praticamente se qua... Ok, ho capito, vedete, praticamente bisogna fare la stessa cosa identica di qua. Ok, quindi praticamente dice collect. Quindi prima di tutto dobbiamo collectare tutte le lane. Ok, ho capito. Allora, vedete, dobbiamo prendere un sacco di tutte queste lane qua. Via, tantissime, tantissime proprio. Ok, perfetto. Dopodiché devo andare qua, devo fare questa cosa così, ma è semplice, non è difficile. Poi dopo fare... che pizza. Ok, faccio così e lo tolgo. Ok, perfetto. Dopodiché metto la lana qua e metto altre lane qua. Perfetto. E dopodiché devo prendere la lana... Ma che caspita? Togli sta roba, perché mi si è messa un'altra? Dopo faccio così. Oh mio Dio, così. Sto perdendo la pazienza, come al solito dopo tutto, lo so. No, dai, ma cos'è sta roba? Non è normale, ok. Così, giusto. E altra lana gialla, per favore. Altra lana gialla, forza, forza, forza. Altra lana gialla, datemi altra lana gialla. Stupidi ignoranti che non siete altro. Grazie mille della lana gialla, sono molto bella la lana gialla. A me piace molto. Però è un po' complicato, perché qua ho fatto un sacco di pasticcioni. Ok, no, sapete cosa ho sbagliato? Ho sbagliato un pochettino, effettivamente. Infatti adesso devo andare a prendere altra lana. Sì, però è un po' una rottura di palle questo minigioco, scusatemi tanto, Non vorrei essere antipatico, però effettivamente se ci pensate non è che sia questo granché, No, vabbè, scherzo, è anche caruccio, però insomma, per chi lo sa fare. Hai rotto. Oh, bene, lo posso finalmente, alleluia, ce l'ho fatta. Invece andiamo a...
Sì, devo shoot the targets, praticamente. Shoot the targets, ok, praticamente. So I'm gonna shoot the targets right now, because, oh my goodness. Perché sto parlando così, raga? Cioè, scusatemi, a volte mi parte la cosa strana di parlare in inglese, ma proprio un inglese rotto totalmente. Guardate qua, wow, fighissimo. Ho shootato gli target, adesso devo prendere anche questo. Ok, perfetto. Ok, anche questo, così. Dai, shootta, veloce però. Shootta questo, shootta l'altro. Non so cosa sto dicendo. Sembra tipo una roba delle scimmie. Ma che caspita. Vedete che non si prende. Ok. Sto shootando. Mamma raga, sono bravissimo. Sono bravissimo proprio. Bravissimo sono. Altro che. Avete visto quanto sono bravo, vero? Ok, passiamo al prossimo. Deposita l'item. Ok, va bene. Allora, devo depositare l'item. Cosa diamine vuol dire questa cosa? Non, allora, deposita l'item. Dammi, ok, devo depositare un item. Ah, ok, un libro, praticamente devo trovare il libro. Ho capito. Qua potrebbe diventare una cosa un po' complicata, perché praticamente devo cercare questo libro. Devo cercarlo un po' in giro, un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a... Cioè, capito, un po' dappertutto devo cercare questo libro. Dopodiché, quindi, depositarlo. È un po' complicato, però sarebbe davvero figo farlo con delle persone, appunto, no? Sarebbe molto più bello, effettivamente, questo minigioco. E non lo sapevo, che se no chiamavo dei miei amici. Magari ci starebbe. Scrivetemi se volete che chiamo dei miei amici che fanno il video con me, che magari li porto, se volete. Cioè, tipo, possiamo fare tipo la gara delle gare. Ok, devo trovare un fiore però, perché questo qua mi scambia il libro, va bene. Troviamo il fiore. Dove lo devo trovare il fiore? Non a questa parte magari? Vedete lì, raga? Allora, da quella parte si possono prendere dei fiori, però come faccio ad andare io fin lì? È un po' complicata la situa qua, eh? Effettivamente non è che io abbia molte idee in questo momento. Vabbè, comunque, molto bello devo dire anche la seconda mappa. Io direi che però per questo video, cioè, secondo me potrebbe essere tutto. Lasciate like oppure iscrivetevi al canale o attivate la campanellina o fate quel che volete. E vi compaio in altri video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!